Allora, il ruolo dell'ASL fa parte di un comitato tecnico scientifico che ha valutato una serie di pubblicazioni scientifiche e ha avviato questo screening studio, secondo noi importante in quanto ci farà comparare sia un esito di tampone antigenico sia la formula leucocitaria per vedere se ci sono variazioni e infezioni in atto. È importante anche, abbiamo scelto le forze dell'ordine, secondo me è veramente fondamentale che le forze dell'ordine sono quelle che ci supportano, che stanno sempre con noi, lo dicevo in conferenza stampa, nell'ambito delle vaccinazioni, veramente molte volte sono costretto anche a chiamare all'ultimo minuto e ho sempre avuto, vi posso assicurare, veramente la massima partecipazione da parte del questore e tutte le altre forze dell'ordine, perché sono sempre intervenuti con noi, presidiano sia gli spostamenti e presidiano anche i nostri centri vaccinali, quindi stiamo veramente lavorando di squadra e ha fatto molto piacere individuare questo percorso. Punto della situazione sul discorso dei vaccini, arrivi, c'è qualche emergenza anche per il territorio sannita oppure si procede normalmente secondo la tabella di marcia? Allora, la tabella di marcia prevedeva anche un inizio di una seconda fase che in questo momento non ho potuto avviarla perché non abbiamo ancora la certezza delle forniture vaccinali, quindi la fornitura che è arrivata in data odierna verrà utilizzata unicamente per le seconde dosi che partiranno da giovedì ininterrottamente fino al 9-10 febbraio. Quindi noi aspettiamo nuovi arrivi con cadenza settimanale, sperando che vengano confermati, finire questa prima fase e se riusciamo ad avere pure dosi del vaccino Moderna, iniziare anche una seconda fase con il vaccino Moderna.